grande architetto vicentino Andrea Palladio, che con i suoi 4 libri dell'architettura fece scuola al mondo per secoli, creò in Vicenza nel pieno Cinquecento un superbo complesso di palazzi, di teatri e di ville dalle perfette ed austere architetture classiche. La regale basilica in Piazza dei Signori, capolavoro assoluto del grande architetto e come tale opera tra le più insigni di ogni epoca, la snellissima torre comunale, argutamente definita il punto ammirativo a tanta bellezza, le due colonne venete, sostenenti il leone di San Marco e la statua del Redentore, costituiscono con la seicentesca chiesetta di San Vincenzo, incastonata tra i due corpi del lombardesco palazzo del Monte di Pietà, le mirabili fiancate di uno dei più suggestivi scenari, che si completa, sul lato opposto, nella incompiuta loggia del Capitanio, nella quale il Palladio seppe mitigare con classica disciplina gli accenni dell'incipiente barocco. Camminare per Vicenza è un po' come sfogliare il celebre trattato palladiano. Qui si insegna il miglior modo di costruire secondo la buona tradizione romana, là si ammira l'insegnamento divenuto realtà. Vedasi il palazzo Bonin, attribuito allo Scamozzi, col suo cortile percorso da un arioso duplice ordine di finestre. E la originalissima casa del grande navigatore vicentino Antonio Pigafetta, nella quale si fondano con estrosa fantasia il gotico veneziano e la prima rinascenza lombarda. Il palladiano palazzo da Porto, dove nacque quel Luigi da Porto che per primo descrisse i patetici casi di Romeo e Giulietta, richiama i vicini castelli di Montecchio Maggiore. Qui forse nella realtà non ancora divenuta poesia, gli infelici adolescenti vissero il prologo della loro tragedia e dalle mura ammantate di edera e dal rozzo balcone spiccarono quel volo per cui vivono immortali nei cieli della poesia. Dopo i castelli del sogno e dell'amore, di nuovo la città esemplare, con i suoi accostamenti alla Roma di Vitruvio, con la fusione tra l'imponenza dell'urbe e il fasto veneziano. Col palazzo Chiericati, Andrea Palladio ha elevato un capolavoro di forza, armonia e agilità. Oggi il palazzo accoglie il Museo Civico, notevole per la pinacoteca che raggruppa opere pregevolissime. Ed eccoci al Teatro Olimpico. Il più bel teatro del mondo, che Goethe definì di una bellezza inesprimibile, e nel quale Gabriele D'Annunzio ed Eleonora Duse pensarono di anticipare il loro sogno dell'inutilmente vagheggiato teatro dei Colli Albani. Per questa sua ultima costruzione, il Palladio si ispirò alla forma dei teatri antichi, creando una gradinata e una scena fissa di una mirabile prospettiva. L'Olimpico, capolavoro mondiale del grande vicentino, fu inaugurato nel 1585 con una rappresentazione della tragedia di Sofocle e di Edipo Re. Le chete acque della Seriola riflettono gli intercolumni della palladiana loggia dei Valmarana. Siamo in un angolo dei Giardini Salvi, parentesi arborea della marmorea foresta vicentina. Vigila oltre la porta castello la torre Scaligera, che è quanto rimane della distrutta fortezza. I giardini Querini con il tempietto di Venere, altra parentesi verde nel mitore dei marmi. Thank you.
Cogliendo a volo qualche aspetto dell'architettura sacra vicentina, ecco dopo la facciata il chiostro e il campanile del trecentesco Tempio di San Lorenzo. E l'interno della chiesa benedettina di San Felice, con l'esterno dell'abside sormontata dal campanile, bello e pittoresco come tutti quelli che si innalzano sul panorama di Vicenza. Risalendo il corso del Retrone e tagliando l'ondulata distesa campestre, cui fanno da mutevole e lussureggiante corona i Monti Berici, si raggiunge la chiesa di Sant'Agostino. Nell'interno, di recente scoperti e posti in luce, numerosi affreschi trecenteschi animano di ieratica presenza le mistiche penombre. Alle falde di Monteberico, Vicenza ha raccolto come perle in uno scrigno le sue splendide ville. La Valmarana o dei Nani è un autentico sorriso settecentesco e può essere considerata il tempio di Giambattista Tiepolo, il quale vi dipinse scene romantiche ed eroiche, ispirate a momenti dell'Eneide, dell'Odissea, della Gerusalemme liberata e dell'Orlando furioso. In contrasto con l'arcadica galanteria della Valmarana, sorge poco lungi la grandiosa classicità della Rotonda, la più famosa tra le ville palladiane, vero capolavoro di semplicità e di emozioni nella sua solennità di tempio. Situata in una posizione affascinante alla confluenza del Retrone e del Bacchiglione, Vicenza, città fluviale per eccellenza, è percorsa dai due placidi rii che le conferiscono sovente aspetti che richiamano la sua maggiore madre, Venezia. È questo uno dei lati meno noti ma profondamente suggestivi della città modello, il cui sublime scenario sembra frantumarsi in un iridescente mosaico di semoventi prospettive, quinte fiancate che sorgono nell'acqua, si insinuano alla svolta di un canale, appaiono oltre l'arco di un ponte. E nei giorni di pioggia, nella magnifica Contraforti, il gioco dei riflessi ingigantisce nell'illusione questo carattere lagunare della città definita la Venezia della terraferma. Non si può prendere congedo da Vicenza senza salire a Monteberico, il sacro colle giustamente considerato come l'altare della città. Di fervidi pellegrinaggi da ogni parte d'Italia, il santuario va orgoglioso di numerose opere d'arte, tra cui la cena di San Gregorio Magno, dipinta sull'uovo dal Veronese. Dal campanile dominante il piazzale della Vittoria, gettiamo un ultimo sguardo ammirato sulla città Medaglia d'Oro e sui baluardi alpini del Pasuglio, degli Altipiani e del Grappa. In Vicenza, città privilegiata, Andrea Palladio poté realizzare il sublime sogno umanistico di far rivivere con nuova grazia e con nuovi aspetti i ritmi architettonici dell'antichità classica.